Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo una build challenge e io non ne so niente. Con noi oggi ci sarà Ellie, la trovate sui social come Riccioli Gamer. Per questa challenge ha preparato una ruota e andiamo a vedere che cosa ci aspetta oggi. 3, 2, 1. Ciao a tutti, eccomi qui per fare questa sfida a Dada Sims. Lei non sospetta nulla, ho preparato una cosa bella, 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 penso che vi piacerà tantissimo, io mi divertirò tantissimo, Dada forse un po' meno. Fome, paura. Vai, cominciamo. Cominciamo. Questa è la prima ruota dove vedremo che forma dovrà avere la nostra casa. Ci sono delle forme insolite. Dada ha già dato una sbirciatina. Qual è la forma che ti ispira di più? Io spero la banana. No, è quello che mi ispira di meno, forse. Come si fa una casa a forma di banana? Lo Cioè, come si scopriremo guardando fa? il tuo video. Oppure, come si fa una casa a forma di rossetto? Oppure a forma di orsetto. Sarebbe bellissimo fare una casa a forma di orsetto, assolutamente. Ma come si fa? A forma di torta mi piacerebbe tanto. In realtà, se la sapessi fare, mi piacerebbe anche quella a forma di joystick, ma non so. Vabbè, vedremo, vedremo. Sarà la ruota a decidere. Tu dovrai accettare il destino che ti offre la ruota. Sono pronta. Gira la ruota, yeah! Vai. Yeah! No, è però è facile. Mi piace in forma di puzzle, bello! Ma è facile a forma di puzzle. Tu l'hai messa! Sì, però io voglio quello là complicato, eh. Vabbè, poi vedremo nella prossima puntata. Cosa hai detto poco fa? Ho detto perché decido io. Però che ci sto a fa qua? Tanto lo stai registrando, quindi non ci sono le prove. Ah no, Ho le prove! Allora, Ellie ha deciso che vuole questa forma qui. Vabbè, andiamo a vedere che ci esce. vai, andiamo. Allora, per fare questo quadrato, questo. Questo quadrato che è un cerchio. Il quadracerchio. Fatto. Perfetto. Ok, prendo. Dov'è che era questo di lato? Dall'altro lato, Qua. Ma sì. è bruttissimo! No, sembra una gruviera. E fallo quadrato, va. Proviamo, dai. Ora sì, sembra un puzzle. Ora sembra un puzzle. No! Ok, stiamo provando quest'altro metodo. Troveremo quello giusto. Forse ce l'ho fatta. Yeah! Abbiamo la nostra casa puzzle! Porte, finestre, il tetto lo fai con la piattaforma. Però Allora. usa colori di un puzzle. No, ti prego. Fallo colorato! Colore. E siccome ci sono io qui, lo devi fare azzurro. Signorti. Ma così si perde l'effetto puzzle. Ah, hai ragione. Quando hai ragione, hai ragione. Capita Quindi spesso. La piattaforma. Sai che sotto si vede il cartoncino dei puzzle? Ecco, fai il cartoncino. dove? Lì sulla piattaforma la fai marroncina così per Questa? richiamare. Sì, no, ma che genio, che genio, cartoncino. Ma chi è che ci ha pensato a cartoncino? Dico io. Ecco. Cioè, se non mettiamo questo, quale Sì, mettiamo? infatti, questo è Scusa. perfetto. Ok, basta. Ottimo. Poi è bellissimo, è tutto colorato, ci sta bene. E la Così. parte difficile pure, ricorda appunto a chi sta guardando il video, che deve essere funzionale. E allora Ok. facciamo così, che mo tu metti la porta. Le finestre non le puoi spostare. Ancora più difficile. Non è giusto. Ellie è stata clemente. Mi ha fatto cambiare qua sopra il tetto e quindi mi ha fatto mettere questo che è bellissimo ed è perfetto perché è tipo sughero. Ho messo queste finestre che sono bellissime secondo me. Non le ho messe ovunque. Mi ha detto che le posso aggiungere ma non le posso togliere. Esatto. L'esterno è finito, ho messo un po' di piante, un po' di alberi, qui ho messo una zona per il barbecue. Andiamo a vedere l'interno. Sa, Sassa. sa, sa. Sassa. Vai, sa, sa. Fin troppo semplice da dividere. Volevo qualcosa di più complesso. Dai, è carina così, però Sì, semplice, almeno ci entra un bella. po' tutto in teoria. Vediamo la prima stanza che cosa dovrai fare nella prima stanza. Usa solo questo pack. Ok, quindi devo arredare solo con un pack. Sì, e il pack ovviamente lo scelgo io. Vabbè, certo, Quale ok. stanza vuoi fare? Fare tipo la camera da letto. Va bene. Quindi che pack metto? Facciamo avventura nella giungla. Posso usare anche il debug. No. Poi mettiamo l'armadio. C'è un armadio? Non c'è un Spero. armadio! Non
sincera, Già tanto che c'è il letto. Ma questo che ci dai. Beh, non azzecca? ci vuoi mettere lo spirito della giungla, Ah, scusa. giustamente. Sì, lo scheletro! Voglio lo scheletro in camera! Come lo scheletro! Guarda quanto è bello lo scheletro! Bellissimo. Quindi questa stanza l'abbiamo finita. Sì, perfetto. Ok, prima stanza Finita! finita! Ok, ma che stanza andiamo a fare adesso? Scegli una stanza prima. No, Ah, no, andiamo prima a girare la ruota e poi scegliamo scegli stanza. una stanza. Ok, Non mi facciamo. freghi due volte. Facciamo cucina e salotto. Va bene, va bene. Chissà che cosa uscirà. Gira la ruota. Ultimo colore degli oggetti. Quindi praticamente scelgo gli oggetti e posso usare l'ultimo colore nel Devi riquadro. usare solo l'ultimo colore di Non tutti gli oggetti che posso. scegli. Non posso. Devo. Esatto. Ok, la cucina la voglio fare qui. Vediamo prima il frigorifero. Azzurro. Fornello, di che colore uscirà? Devono cucinare. Ah, Cosa? ecco. Rosa. Oppure rosa. Mamma mia, Arlecchino. Ti Viola. piace? Rosso, ma perché hanno messo sti colori? Eccolo, grigio, trovato. Fornelli. Ora un fornello grigio. È bruttissimo. Lo sgabellino. Che colore uscirà? Però questi non ci stanno male. Il lavandino. Però vediamo se ce n'è un altro grigio. Meglio. Ma io posso fare una cosa? Ho paura. Posso Sì. scombinarti i piani? Cioè? Nel senso che il salotto in teoria è una stanza separata, non solo salo e cucina insieme. Lo so, c'hai Quindi ragione. giri la ruota! Per il salotto? Sì, Ok, eppure per ragione. l'ingresso. Era troppo semplice, hai ragione. Ma mo le mensole. Dell'ultimo colore mi devi usare le piastrelle per la cucina, eh. Rosa. No. Ma poco male, eh. Eccole! Guarda. Perfetto, se Bellissima. l'hai cavata bene. La cucina è finita, credo. No, comunque mi piace perché diciamo che un minimo di continuità c'è dal fatto che comunque è tutta colorata, piena di colori. Quindi ora io Oh. andrei a fare l'ingresso. Va bene. Vai, ruota, scegli tu. Allora io non guardo. Io non Sì! guardo. È uscito. Tu stai No, stavi facendo sì! 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 esultando un po' troppo. Non puoi usare Alt da questo momento in poi. Ma aspetta, da quel solo per l'ingresso, Sì! però. No, da questo momento in poi. No. Sì! L'adoro! Era il mio preferito! Lo ammetto, era il mio preferito perché io senza Alt non so vivere! Appunto, come si fa? No, ma dai, ma posso Figurati! continuare a fare il resto del. Yes! Aiuto! Questa è cattiveria pura. Buona fortuna, forza, vediamo come si fa senza usare Ora mi metto la Alt. mano dietro. Faccela vedere sta mano, alza la mano. Brava, resta così. No, però uffa. Ci metti una pianta vicino, se riesci a metterla, ovviamente. Speravo che uscisse. Mannaggia la miseria, io no, non sapevo neanche dell'esistenza. Adesso che lo so, era meglio che non usciva. Ma perché quando cerco qualcosa non la trovo mai? È normale, succede a tutti, è un problema di tutti. E adesso? Questa è la disintossicazione dal tasto Alt. Non No, si non può. capisco, qual è il tuo problema? Non lo so, non c'è nulla di strano. Peccato che non puoi metterlo leggermente più storto, proprio di poco con Mi Alt. prude la mano, io ho bisogno di andare sul tasto alto. Ok, non posso mettere niente qua e qua. A A parte quell'interruttore lì parte sull'orlo. l'interruttore è brutto perché non me lo fa mettere da nessun'altra parte. Passiamo al salotto. Ok, sto fermandosi. 5 oggetti da usare che scelgo io. Sei Di pronta? male in peggio, direi. Sì. Sa, sa, sa. Ma lo farò pure io tutte le registrazioni. C'è il mappamondo bar, l'ognomo lupo, il fenicottero. Per fortuna questo divano è stata buona a lasciarmi questo divano, tra l'altro l'ho scelto io verde acqua. E questa TV bruttissima. Ok. Vai, prego, fai il salotto. Grazie. Senza usare Alt, Grazie. ricordiamo. Ah.
Perfetto, adesso. Questa non è una casa, è una cozzaglia di roba. Ok, lo lasciamo così. Andiamo Ok. a cambiare solo la luce. Belli, belli, mi piace. Dai, pure il gioco è stato clemente, te l'ha fatti mettere bene. Male. Quale stanza vuoi andare adesso? Andiamo in questo bagno, nel bagno padronale. Ok, colore. Quindi devi usare un unico colore che sceglierò io. Almeno il bagno è piccolo. Fammi vedere i colori dei water. Il bagno tutto giallo, dalle pareti alle piastrelle, alla lavandina, alla vasca, al gabinetto, alla carta igienica, tutto. Aspetta, quello parlante è giallissimo. Ma il gabinetto parlante è simpatico. Mamma, mo la carta igienica la devo mettere senza alt. Senza alt. Sopra la finestra, vai. Anche brava. Ma poi si apre la porta. Secondo me no. Tanto non c'entrerà mai, inutile che ci provi. Ok, allora basta, il bagno va bene così. Prossima stanza, la stanza dei bimbi. Oggetto specifico. Quindi praticamente io ti devo scegliere gli oggetti. Ah, cioè è uguale a quello di prima, però non sono cinque, ma sono tutti, mi stai dicendo. Non lo so quanto è rassicurante questa cosa. Devi mettere un letto a castello con sotto la scrivania per fare i compiti e poi un lettino per un bebè. Sono due maschietti quelli che vivranno in questa cameretta. Ma adesso lo posso usare alt. No, non si è annullato, non si annulla la roba. Ok, perfetto. Adesso passiamo al bebè. Quindi prendi un lettino per il bebè, gli metti una lucina carina, carina per non fare i brutti sogni la notte. E poi metti un orso di peluche. E ci devi mettere un armadio per lui e un armadio per il toddler. Buona fortuna. E una tenda, magari, se vuoi. E delle pareti, se vuoi. Anche un tappeto, se vuoi. Mo. Lo lasciamo così. Carina. La tenda, se vuoi, e poi basta. Sì. Ok, perfetto, finita. Non voglio nient'altro, grazie. Qua No, piante, quadri, no, io sono una allergica. lucetta per studiare. Niente, no, non studia, e fa solo finta. Vai, andiamo a vedere cosa esce nella ruota. Ora andiamo a fare l'altro bagno. Top budget per camera. E il budget sarà 1000 simoleon. Buona fortuna. Grazie. Vado a mettere prima le mattonelle al muro e metto queste che mi piacciono un sacco del nuovo pack e voglio mettere anche le stesse mattonelle a terra. Il WC, quello che costa meno, 250. Ovviamente per questa sfida non può usare il debug. E nemmeno alt. Alto, ormai ci ho perso le speranze. 350. E rimani con 342. Ci esce anche il lavandino. Ok, la luce mettiamo questa, 50. 50 per la carta igienica. È orrendo, non ci sta bene per niente. Non c'è alternativa. Che altro posso fare? Interruttore, metti L'interruttore. l'interruttore. Ok, 2 simoleon. Finito! Finito, brava, sfida superata. Tot numero di oggetti, quindi ti do praticamente un tot di oggetti che puoi utilizzare. Sopra non puoi andare. Facciamo 50 oggetti. E ti do anche una chicca, puoi usare alt. Il mio amato alt! Prendo questa, così posso metterci un sacco di cose sopra. Qua vorrei mettere una libreria. Tu stai contando? Sì, siamo solo a due, quindi vai veloce. Ah, posso usare l'alt. Siamo a 15 oggetti. 15, devo arrivare a 50. Vabbè, però dai, posso arredarla comunque, posso mettere un sacco di cose qui dentro. Quindi andiamoci a mettere magari un po' di piantine. Quanto siamo? 37. Buono, dai, abbiamo così fatto. Questo per la palestra, lo mettiamo sempre qua sotto. È stracarica. Quello che non abbiamo messo nel bagno, nella camera dei bambini, l'abbiamo messo qua. Ecco.
il taccuino con la tazza. 44. 44 gatti in fila per te con il resto di due. Ora in fila per 6, non me lo ricordo più. Se vuoi mettere le tende, contano pure le tende, io te lo dico. A quanto sto? 48. Quindi due tende posso mettere. Sì. Sì, mi piace. 50! Mancano le pareti e poi hai finito. Violetto. Finito! Sfida superata! Bella, comunque è uscita bene. Andiamo a vedere. Allora, questo è dall'alto. Ah, devi vedere se è funzionale. Allora, vediamo se funziona. La faccio cucinare. Ok, di entrare in casa almeno ci entra. Apri il frigo. Quindi, a posto e cucina pure. Ok, fatto. Poi la TV in salotto la può guardare? Perfetto. Sì. In bagno ci può andare? Sì. Perfetto. Nello studio? Sì. Perfetto. La TV? Sta impazzendo sta Simmina, secondo me. Secondo me, ma ti decidi? Che devo fare? Mi fai cucinare e non mi fai mangiare? Mi fai andare a fare la pipì pure se non devo fare la pipì? Okay, perfetto. Funziona. Mandala a dormire e poi di nuovo in bagno. Fantastico. Sì. C'è un cane che beve. Sì. Sì. Perfetto. Sfida okay, superata. Bellissimo, un in forma di pasta, mi piace un sacco, però mi devi fare pure tutti gli altri. Voglio pure la banana. Ma te lo dico, per fare la banana, tipo facciamo una giornata solo per fare la casa a forma di banana, il giorno dopo facciamo la challenge. La challenge è finita! Sì! Siamo uscite vittoriose, soprattutto Dada. Se volete vedere altre challenge uguali a questa, lasciatemi like e commenti. Un bacione ciccione a tutti e alla prossima! Ciao! Ciao!